Buonasera a tutti, ben ritornati a questa live. Oggi faremo un'oretta di live, poi naturalmente dopo tutti a casa di Alex, che farà questa live speciale d'estate. Ieri abbiamo partecipato al suo canale, ci siamo divertiti da... Siamo divertiti tantissimo, io mi sono divertito tantissimo. Ma adesso, oggi siamo qui a fare questo oretta di live. Cominciamo subito con un grande classico, un classico che non si veda, ma dietro di me c'ho pure il poster. E sto parlando del grande Donkey Kong. Ciao Dark Error, ciao fratello, e andiamo a giocare in questo grande gioco. Aspettate che l'ho giusto, ma non è ancora buono. Aspettate che l'ho giusto un po', questo è un classicone, ecco, così si deve vedere tutto. E andiamo a giocare questo grande classico. Aspetta che apro il volume così sentite i suoni del classico grande gioco. È un po' bassino, eh. Andiamo a mettere un po' il volume. Ecco. Perché è basso. Vediamo. Eh sì, così basta. Andiamo a giocarlo. Non è che lo so giocare. Io volevo un po'. Riportare un po' di memoria. Sto gioco l'ho giocato tantissimo su una Famicom che c'era qui a Malta, che si chiamava la Micro Genius, che era veramente la NES. Perché non mi saliva le scale? Non credo sta cosa. Adesso non saliva. Vedete, non mi sale la scala. Non mi sale la scala, perché non mi sale la scala? Quando c'hai la mazza non puoi salire la scala. Mi sono dimenticato questa cosa. Perché qui me la sale. Ok, col martello non puoi. Ma perché ti dà il martello all'inizio allora? Cazzo, perché te lo dà all'inizio allora? Saltato sopra come un coglione. Ricominciamo. E cazzo, perché? Aspetta che riprovo. Ciao David.
Che soldi sono usciti? Maledizio. Riproviamo. Sono proprio una schiappa, eh. Hanno lasciato solo i siti buzziri delle vocine. E oggi si hanno un po' da fa. Oggi da solo su. A volte non mi sale, coglione. E com'è che adesso stanno scendendo su giù? Oggi mi hanno lasciato da solo, ci hanno da fa. Sempre per palla con Cortana Duncan e Cortana. Non mi scende. Enzali, perché mi blocca? Arcade stick, ragazzi, questo mi sta veramente dando dei problemi, sto arcade stick. Prossimo mese mi ordino uno, eh. Questo non l'ho mai provato, Diamond Man. Vediamo cos'è sto Diamond Man. Non l'ho provato, ok. Questi colori strani. No, non l'ho provato. Muovo. Da su. Giù. Right. Il bottone. Start. Colore. Basso, devo mettere queste cose. Devo mettere queste domino. Che cazzo mi ha colpito? Quelli te le fanno così. Ciao Mario! Ecco. Ho almeno fatto un livello. Dai, finito il sto livello pure. Disgustante. E dai, non mi ammazzare in puttana, Cambiamo, non è così bello. Dominos, no, Domi.
Cos'è questo? Un gioco di domino? No, non mi piace già dal Donkey Kong 3, no? Donkey Kong Junior. Donkey Kong Junior, proviamo Donkey Kong Junior. E questi sono dei classici. Aspetta, downete. Perché non me l'ha preso. Start. Dai. Questi giochi giocati col pad erano più divertenti, io almeno credo. Qui Mario era il cattivo. Coccodrillo blu. Gli vado proprio addosso le cose. Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Qui ci sono due Mario, no? Ciao Duncan. Ciao Harry! Ciao a tutti. C'è un problemino per domani, poi te lo dico. Ah, c'ho problemi anch'io, non ci sono Duncan. Quello è il problema che c'è. Perché domani credo neanche Andrea ci sarà. Allora. Devo vedere come si devo risolvere un po' sta problemino. Allora, cosa stai giocando di bello? A Donkey Kong Junior, però non lo so veramente giocare. Devi stare attento. Sì, ma non è la prima volta che lo gioco con l'arcade stick. Poi, la seconda, terza, quando arrivi sulla liana lì del pomodoro lì, devi scendere tutto, fare un salto e poi aggrapparti alle liane in fondo. Ah, ok. Qui vediamo un Mario cattivo. Mario cattivo. Questi giochi, sia il primo sia il secondo, è molto ispirato a King Kong. Ciao Rollo. Tanto che nel primo vediamo un King Kong che ruba una donna, che è la stessa scena del primo King Kong, no? E nel secondo, questo Donkey Kong Junior è la stessa scena di King Kong 2, dove lui c'ha il figlio, viene imprigionato. Capito? Lo cambio perché
Ciao Brollo, mi sta rompendo Ugolion. Questo l'hanno fatto anche ultimamente una versione per Commodore, Di quel Commodore gioco. 64. Io l'ho giocato su una Famicom che si chiamava Micro Genius, che era una Famicom della NES. Da piccolo, normalmente, l'ho giocato tantissimo. Però qui la versione arcade non l'ho che l'ho giocato tantissimo. Ma vediamo che possiamo giocare. Fammi ricordare un gioco. Vediamo qualcosa con Space. Vediamo se c'ho. Terra Cresta. Ce l'ho però non funziona. Per non funziona, cos'è che succede? Pirate Treasure, Pirates Treasure, cos'è sto gioco? Un gioco degli 82. Appede, vuoi giocare con Mary? Fammi attaccare un attimo tutto, Duncan. Grazie per il follow, MacanFabio82. Benvenuto al canale. Aspettate, apriamo. Non c'è bottone sto gioco. Gioco di merda, si vede già. Vediamo come si fa sto gioco. Ovviamente si è una nave. E che c'è? Devo andare a prendere il tesoro. Tu che hai detto? Credo che devi. Fa cagare. Ok, aspetta che ti apro Palsec. Aspetta che apro Palsec. Io non ti vedo più su Discord. Beh, Parsec te l'ho aperto, eh. Ninja Kids, Ninja Warrior, dove è Ninja Kids? Che cazzo. Non dico nella sala, perché esco ogni volta? Abbiamo già giocato questo gioco, credo. Questo l'abbiamo portato un 4. Questo l'abbiamo fatto un 4 già, a me. Mi ricordo. Ninja Warriors. Questo no. Pit Boss. Sì, Video Ghostbusters, ma non ce l'ho, non funziona. Non ci sa fare. Aspetta che accetto Harry. Harry, vieni su Discord. Che ci capiamo almeno. Ma stick right up, ma che è sta cosa? Up. Down. Right.
Mannaggia, complicato. Ok. Grazie per il bitrollo. Grazie per il bit. Questo è un gioco che non si può giocare con l'arcade. Return of the Lady Frog. Cos'è sto gioco? Ciao retro! Ragazzi, quando lo schermo non lo vedete bene, basta che me lo dite. Con tutti i Motorola. Che gioco era sto gioco? Vediamo. Già lo vedo un po' censurato sto gioco left. Right. Portoni, portoni, strati, e qua. Ciao Harry, mi senti Harry? Credo che è uno di quei giochi un po' censurato questo. Che è un dito quello? Aspetta che aggiusto il telecomando. L'ho cambiato questo, ma questo deve essere left. E dai. Ma questo left, questo right. E anch'io. Sarà un gioco quelli un po'. Ammazzato. Che si deve fare? Cacca. Ciao Harry! Lo so, eh. Adesso mi si è E aperto. adesso ti sento. Non so trovo sto gioco, che è da un gioco un po'. Ciao Silvia! Ciao, ciao. Ciao retro. È un po' un gioco un po' piccante questo. Ciao Lupari! Ciao Lupari! Che gioco è questo, dai? Non so neanche che deve fare. Cambiamo. Che gioco vuoi giocare, Harry? Un gioco dove si gioca in due, Danka. Vediamo cos'è questo, The Revenge of Shinobi, non credo sia in due. No. The Simpsons. Abbiamo giocato. Vediamo cos'è Ciao questo. Lupari. Vediamo questo cos'è. No, un gioco di aerei. E questo non funziona. The X-Files, c'è il gioco di X-Files. Non funziona. Vediamo che possiamo trovare. Dove è Thundercross. verde? Che gioco è questo Thundercross? Gioco di aerei! Si gioca in due! Vediamo se possiamo giocare in due. Aspetta che setto me. I suoni non sono dei più. Sono un po' inquietanti, però proviamoci, Sto vai. va male up Up. down
left, right, two buttons, two buttons. Yes, start. I'm here. And coin. Coin. Proviamo un po', Duncan, vai. Se vuoi entrare su Discord, Silvia, t'accettiamo noi. C'è sta musichetta. Perché parte solo uno? Boh, questo è solo uno, Duncan. Ma sei tu? Sono io, Duncan. Tu sei siamo tu, siamo tutti e due, sono il blu io. Proviamo a tenere premuto. Non succede niente. Prendi il potenziamento. Mi sono distrutto, grande. Stai su te, stai su. Io sono nella parte bassa. Se no ci rompiamo le balle. Prendi il potenziamento, prendi. Attenzione a questo. Il masso! Il masso! Senza il masso! Laggio, lasciami il potenziamento al masso! Maledetto. E cazzo, mi sono distrutto al muro. Ma il pulsante l'altro per cosa serve? Non niente. L'ho provato a schiacciare, però proviamolo adesso. Niente, Duncan. Niente. Non fa una beata mazza. Ah no, allarga il coso. E lo avvicina. No, no. Devi avere il coso. Posso fare così, ecco, così, ecco, morire. Niente, perché. Lui deve avere il coso. Il cosa hai scritto? Il cosa ho scritto? Non niente. Ho capito, Lupari, c'ho lo schermo un po' chiuso. Non vedo. Ah, il potenziamento. Hai capito? Con l'altro tasto. L'altro tasto. Porca miseria, guarda. Sono tremendi ste astronavine, eh. Ah. Io. Scusa Duncan. Ok, volevo potenziamento e l'ho preso. A volte mi confondo con quello tuo. Oh, possiamo distruggere questi razzi celesti. Ecco, però anche loro possono distruggere noi. Sono già morto. Secondo coin. Attenzione, prendi. Guarda che quanti sono questi maledetti, maledetti! C'è una S, c'è il laser! Ricordiamo tutti che non sappiamo come si chiama questo gioco, ma lo stiamo vedendo. Thunder Cross, ci sono tre! Sono il masco! Grazie Rupari! Ci sono tre titoli! Ci sono tre titoli di questo gioco, vedi? C'è il primo, il secondo e il terzo. Addirittura c'è gente che ha avuto il coraggio di. Guarda, io ho allungato il coso e gli sparo qua. Quindi non ho paura di lui. Adesso sì, ho paura di lui. Che fa? Il pisello lui. Ha tirato fuori il pisello, dai. Via. Fisi. Io non posso sparare dietro. Come faccio? Può colpire il pisello. No. Attento, Duncan. Pisello, sta attento al pisello. Ah, grande. Il pisello bionico. Cos'è sto rumorino? Ecco, almeno abbiamo superato un livello. Come si chiama la porta astronave? Esatto, è quello Lupari. Adesso io e Duncan stiamo creando il famoso fuoco di occhio blu. Occhio rosso, adesso ci dà il potenziamento. Ci ha dato. Cosa ho evitato? Potenziamento mio, no, tuo, no, suo, no, loro. Il prossimo prenderlo tu perché a me mi stanno.
Non lo vedo che lo sto aggiungendo. Ce la faccio perché sono già morto. Porca miseria, quanto mi urta sta roba. Che cazzo, ti distruggi. Se tocchi lì distruggi. Guarda te quanto sono maledetti questi, Buona. Oddio, chi è questo? Facilissimi. Ciao Andrea! Ciao Andrea! Lasciami. Scusa Harry. Andrea, c'è Duncan che mi prende tutti i potenziamenti. Adesso io dico alla maestra. Maestra! Andrea, vieni su Discord! Vieni su di disco, maestra. No, Andrea. Porca. Hai visto? Visto che liscio? Questi missili? Occhio. Oh, m'ha preso. Dove so? Sono rimorto. Ok, Andrea. Grazie per il saluto. Duncan mi ha abbandonato. Ok. Sta leggendo la chat. Sì, sono smettendo. Che cazzo. Lo sai che facciamo per domani? Mi sta venendo in mente. Se mi prepari almeno le domande. Se gliela faccio Duncan, perché non sono. Forse lo dico a Nemo, no? Perché Andrea di certo non può. Maledetta sto morendo a rana. Ma che cazzo sto facendo? Mi sta. Domani mi devo un po' svegliare prima, cazzo, l'una madoffi. Stasera ricordati di far la live con Alex. Sì, ma non è che devo non posso stare molto tardi oggi. E domani viene mio padre a aiutarmi, viene mio cugino col camion per togliere delle cose che c'ho sopra che non finisco mai. E adesso sta piovendo. Veramente? Adesso ammazza ci piove e devo veramente togliere, c'ho delle cose sul tetto, le devo togliere. Finché l'acqua non passa bene, c'è paura che mi cade il tetto. Il maledetto, perché muore Orlando? E muori! Ma questi non si distruggono, cazzo! No, dai. Ecco, qui è diventato ufficialmente un maggio gettone. Mi è morto così, non si è mosso più il mio. E qui questo è difficilissimo, come cazzo si faceva? Bravo Eddy. Vedi, quelli non si distruggono, cazzo. Questi non si distruggono. Porca Eva. No, sono morto come un pollo. Ci sono delle cose che non le distruggi, cazzo. Sono invincibili. Sono distrutto schiantandomi con te.
Alle mortacci vostri! Lo sai che film mi son visto oggi? L'hai visto, anche. Un classico che sulla T4 l'hanno bruciato. Sui bellissimi delle K4. Mi son visto Ben Hur. Quello di Charlton Heston. 18 ore. Quello di Charlton Heston. No, ho visto. E non sa il primo tempo. E non diceva maledetti babuini, no? No, no, quello era benissimo. Sempre col Charlton Heston però. Sì, sì. Ah, niente, film. Io credevo. È un film uscito nel 53. Credevo che era un film però. Perché nel 2015 hanno fatto un remake di questo film, no? Sì, molto brutto. E io credevo. Però lo sai che quello del 53, quello del Charlton Heston, è un remake di un altro remake? Non ci posso. È tutto un remake! Nel, ma lo sai che nel 1903 è uscito il primo Ben Hur. Ma tu lo sai che nel 926 è uscito il remake, nel 53 un altro remake, poi quello del 2015. Tutto remake, tutto un grande magna magna. Ma il più bello normalmente è stato quello di Charlton Heston. Ma lo sai che c'è un errore nella corsa finale? No. Lo sapevo, che errore c'è? C'è una scena dove si vede una cassa di Coca-Cola. Ma veramente? Sì, sì. Di solito in questi film dell'antica Roma c'era l'errore classico, era il legionario con l'orologio. Questa era. C'era una cassa di Coca-Cola. La trovi su YouTube. La cosa. Ciao Fabio! Ciao Fabio! Cambiamo gioco, Harry. Vai alla grange. Che mi sono un po' echistico io. Vedi che c'è il Facciamo 2. Qualcosa dove si mena. Dove chi è questo? Dando Dragon. Vediamo così. Dan non funziona. Bootleg, vai. Vediamo. Questo è marrone. Questo è un gioco di aereo, credo pure. Ciao Tremo! Thunder Dragon 2. Vediamo un po'. Players. Giusto un po' lo schermo. Anche questo è un sì, da aerei. Questo è da aerei. Dai, lo proviamo, che si vede un po' più bene. Dai, come no, dai, ci proviamo. Up. Cosa può andare male? Left. Right. C'è tre bottoni almeno. Addirittura? Startete. Il tuo sfondo animato. Aspetta cosa ha scritto Fabio. Il tuo sfondo animato è caricato come video? Fa la domanda. Vai Duncan. Quale? Vai sette. Quale sfondo? Che ah, quello. Sì. No, quello è un template. Sì, è come un video che non si ferma. Vai. Me la fai su? Ah. Aspetta. No, aspetta. Aspetta, non premere niente. No, vai, non premo niente. Ciao Roberto. Ciao. Buonasera. Roberto. Ma up. Down. Left. Right. Bottone 1. Bottone 2. Bottone 3. Start. Che coglione te. Comincia sto gioco, vediamo come. Dai, proviamolo. Allora, io sono l'astronave, tu sei l'aereo della seconda guerra mondiale. Mi sembra che non è che ci sia tanta logica, ma. Ah, guarda che carino! Distruggiamo le scritte. Oh, tu a destra, io a sinistra. Stai di là. È meglio che cambiamo posto. Non ci sto. Vieni di qua? Sì, così. C'è un aereo piccolino, proviamo a prenderlo. Che succede? Power! C'è un altro aereo piccolino, Danca, prendilo. 500 punti.
molto frenetico. Molto frenetico. Cos'è quello? Bomb! Oh, non lo so, ho provato l'altro tasto. No, eh? Sono morto, mannaggia, la pupazza. E il terzo che fa? Il terzo non fa un cacchio. Power, power quello! Missile! Morto. Il terzo pulsante non fa niente. Il secondo cosa fa? Il secondo fa la bomba speciale. Insomma, è un po' una pessima imitazione, dai. No? Sì, sembra Night in 43, però. Sì. Però con un aereo moderno e un aereo antico, chissà perché. Attenzione, prendiamo questo che mi dà 500 punti. Alert Dankeman. Alert. Basta con l'alert. Chi è? Bomba distrutto così con due bombe. Vediamo il power. Sul power? No. Qui siamo nella giungla. Vedi, distruggi le lettere. Siamo nella giungla. Welcome to the jungle. Non riesco a vedere dove sono io. Chi è? Distruggi tutto, Danca, distruggi, prendi le bombe, prendi i potenziamenti, attenzione qui. C'era questo distrutto. No, bomba! Non l'ho presa, potenziamento, bravo Duncan, potenza più. Morto. Il dolore. Bomba! Attenzione a questi carri armati che sparano missili. Non te lo voglio dire, Duncan, ma se tieni premuto mi sa che fa tipo lo sparo. No. No. Il mio almeno non lo fa. Allora c'ho l'autofire io. È una giungla, cazzo. Sì, è vero. Il mondo è una giungla, cazzo. Facciamo tutto. E cazzo, sto morendo. È una giungla, sto morendo. Ma che cazzo l'ho spiegato? Oh, neanche ho il tempo di prendere la cosa, il potenziamento. Toh, facciamo sta bomba, via. Due cose. Sono un po' rotto. Un po' rotto, Danca, ma un po' rotto. Bomba. Alert! Alert! Signore. Vediamo che esce da qui. Chi è che esce da sto buco? Bomba! Aspettiamo e usiamo la bomba finita. Non è ancora vivo, Danca. Cazzo, non muore mai questo. Muore mai. Mi ha distrutto. Morto? Sì. Gli prendiamo il bonus, niente. Adesso siamo nel deserto. Beh, ovvio, dopo il deserto, dopo lo il livello della jungle. Welcome to the jungle, welcome to the desert. Niente, sono morto così. Bomba! Perché sono cattivo. Quegli oggetti lì. Ah, così potentemente. Testamento con la bomba. E mi sono distrutto. Sì, penso proprio di aver attivato l'autofire. Bomba, cazzo, l'ho rotto. Che cacchio questi giochi dove tu per evitare la gente vai contro bomba così cattivo, aggressivo, violento,
Chi è sta gente? Bomba! Non rompete le scatole davanti. Maledetto. Morto. Bomba! Power up! Bomba! Parlando di power up, possiamo giocare Older the Beast. Power up! Power up! Fatto la bomba, Duncan. Sì. Ciao Enzo! Stiamo cercando di morire il meno possibile. Enzo. In realtà continuavo a morire io da Anka, ricordo a tutti che ho l'autofire, così giusto per... Non l'ho fatta apposta, era già selezionato da me. Mi ero dimenticato di togliere. Meglio così, no? Cazzo, ma ho ammazzato tutti e due, no, voglio uccidere questo qui nel deserto, con una bomba. Le gippette maledette, le gippette maledette, Duncan. Guarda, ci sono anche i G.I. Joe sopra, mettiamoli tutti. The American Hero, G.I. Joe. Alert, alert, abbiamo le bombe, sì, ce le abbiamo tre a testa, quindi io le userò tutte e tre in questo momento. Una, due e 3. Duncan, fai la bomba. 1. Spaccato tutto. Ma ce ne hai altri due, guarda. Adesso, perché sono morte. Distruggi tutta la scritta. Guarda che bello quando distruggi. Cosa è bella di questo gioco che puoi distruggere. Siamo nell'ice, cioè in the ice. E che cacchio però. Manco il tempo di ripiarmi. Ma che bomba. C'è una balena. Ok, power up. Laghino. Lagone. Dove sei, Harry? Non ti vedo, Harry. Arrivo, un attimo. Arrivo. Si è bloccato tutto. Ho avuto un super lag. È maledetto, mi sono preso. Non moriva mai quello Duncan, visto? No, io non lo so, in questi giochi c'ho proprio la caratteristica di andare, non di schivare lo sparo, ma di andarmelo a cercare proprio. Il mio amico mi diceva sempre, il segreto di questi giochi è non quello di vedere dove sparare, ma quello di vedere come evitare. Mi diceva sempre spara a cazzo e evita e evita. Ma solo io non so giocare così. Un altro laghino. Il teorema di alert, alert, vai col power up. Abbiamo due bombe a testa, basteranno. Una, due. Ma distrutta puttana. Ok, ci sarà una fine. Stage 5.
la famosa teoria di Bidubi. Quale? La teoria della relatività, tutto è relativo. Quello di evitare di sparare a cazzo, no? Lo so, ma io se non lancio la bomba non sono contento. Attenzione! No! Potevo prendere un power up, invece no. Cacchio, dai. Che cazzo, ma sono morto. L'hanno dato da dietro. Butto un'altra bomba. Tanto muoio tra 3 secondi. Perché tenermi tutte le bombe? Eccolo, il mostro che mi ucciderà. No, ma l'ho schivato, incredibile. Dove è finito? Eccolo di nuovo. Morto. Questo da solo punto. Attenzione ancora. No, questo è un altro. Attenzione. Un altro ancora. Ma perché? Quanti ce ne sono? Tempo a lanciare la bomba. Presto, bomba. Eddolo. Mi sto mandando a manetta. Ciao Massimo, Wonder Boy. Oh Massimo, grande Massimo. Ben ritornato, un po' che non ti sentivo. Niente. Ho 3 bombe, non sono riuscito a usarle. È maledetto. Quante cazzo ci sono sto bomba? Abbiamo una bomba a testa, eh? Vabbè, dai. Guarda, così insieme. Abbiamo finito le bombe. Power up, no! Come si fa a evitare sti colpi, dai? È impossibile, dai. L'abbiamo ammazzato. Distrutto. Basta, è finito. Distrutto. Quella di Ib è terare. Maledetto. Perché? Ho sparato la bomba e sono morto. Cazzo. Oh, sono rimasto fermo, non mi ha preso. È stato culo. Eh sì, Dante. No. Ma dai, basta. Perché finita di accidermi? Perché non me la prende la bomba subito? Ecco. Cazzo, l'unica bomba che c'è mi ha preso a me.
Arriva il mostro. Abbiamo distrutto Danconi. Chi è? Ora attacca con Alex. Grazie per il follow, Blueberry Dogs 2. Grazie per il follow. Stiamo facendo tantissimi, tantissimi follow questi ultimi giorni. Vi ringrazio tutti. Solo ragazzi, voglio chi fa il follow. Scrivere almeno qualcosa, ragazzi, scrivete qualcosa, hello, sì, ogni cosa che volete. Altrimenti ci arrabbiamo, tipo Bud Spencer. Okay. Che sono questi? Che ha detto? Penso viva la Frenia. No, Enzo, non te. Chi si scrive di nuovo. Vai con la bomba, Duncan. Dai con la bomba, Duncan. E dove cazzo sono? Ecco. Cazzo, non è mazzoso. E dolore. No, non faccio in tempo a prendere un pa... Allarme. Alerta. Questo è il mostro finale, dai. Era. Non manca più. Solo dobbiamo chiudere. Sono le 9. Andiamo a prepararci da Alex. Allora dai, chiudiamo qui. Ragazzi, chiudiamo qui. Aspettate che vado sull'altro schermo. Eccomi. Ha chiuso il mame. Facciamo subito un bel ride. Andiamo a fare un bel ride. Lo facciamo a Diz, che è un amico mio. Ti va, facciamo due prove, ti passo due settaggi. Ma guarda, nei prossimi giorni provo un po' io. Poi io, se c'è qualche tricone. Perché? Guarda che l'avevo già installato una volta. Però... Facciamo Diz subito, il ride c'è, ne? Ecco. Ride Channel. Noi ci sentiamo domani. Ciao a tutti, un bacione al vostro Dancone. Bye bye. State lì per il ride però.
E dove cazzo è andato? Ending Channel, ecco.